Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Pannocchia Company. Oggi ci troviamo qui per un episodio molto speciale perché abbiamo raggiunto un traguardo che non ci saremmo neanche aspettati, vero? Infatti siamo riusciti ad arrivare dopo praticamente quasi un anno di lavoro con Dietro Vanguard a praticamente 2000 iscritti sul canale, quindi questo è un piccolo speciale, una piccola ricompensa per voi che ci seguite sempre, siete sempre assidui sul canale a confermarci che le decklist vi piacciono, funzionano e tutte le storie delle Lords of Cray e tutte le rubriche che nasceranno in questo nuovissimo anno che è appena iniziato. E che abbiamo già anche fatto, tipo appunto tutti i vari tornei con i festival, tutte le varie collaborazioni che faremo appunto con Sky, con Oriental Wave, di cui vi abbiamo già parlato nel video dell'unboxing. E anche la presenza appunto che avete visto di Sandroni nell'intervista. Bravo me! Quindi siamo qui per proporvi questo piccolo giveaway, questa ricompensa per voi che ci seguite. Abbiamo qui appunto a disposizione, grazie alla grande O, come sempre. Ringraziamo infatti tutte le varie insomma cose che ci hanno offerto. Abbiamo qui tre tappetini di blaster oscuro. Mostriamo. Tre tappetini. Tre tappetini di blaster oscuro. E anche questa è sette dittatori promo. Che saranno assegnati 4 al primo, 2 al secondo e 1 solo al terzo. Però tutti avranno il tappetino, i primi tre che vinceranno appunto. Esatto. Quindi diciamo un po' come funzionerà, come funzioneranno queste regole, questo giveaway che vogliamo fare, dai. Allora, come idea avevamo l'idea di mettere il like al video come al solito, iscrivervi al canale se non siete iscritti e commentare ovviamente questo video dicendo appunto partecipo a questo giveaway, anche perché così avremo il vostro nome utente, il vostro nome utente per inserirlo poi in una diciamo banca dati con ognuno un numero, in modo tale da fare l'estrazione a fine di questo giveaway. Quanto diamo di tempo, Andrea? Ma io direi, non so, facciamo una settimana. Anche due. Due settimane a partire dal caricamento di questo video. Sì. E poi noi, al termine delle due settimane, metteremo un post un video diretta di estrazione dei vincitori. Sì, annunceremo appunto la chiusura di questo giveaway sulla nostra pagina Facebook e poi dopo faremo appunto un video, magari lo faremo anche in live in compagnia del magico Renna, esatto, tutti gli amici della pannocchia in cui faremo appunto l'estrazione, utilizzeremo un generatore di numeri casuali e numeri che usciranno, il primo vincerà appunto il set dei dittatori oscuri promo e il tappetino, e appunto a seguire due dittatori e il tappetino e un dittatore e il tappetino. Poi chi vincerà manderemo un messaggio sul suo profilo di Facebook o di YouTube, comunque così. E poi dopo, beh, ovviamente ci fornirà i suoi dati per spedirgli appunto questa fantastica merce magica per Vanguard. Se vorrete ci saranno anche delle carte autografate da Renna, chiedeteci cosa vorrete e noi esaudiremo il vostro desiderio. Ecco, quindi noi vi ringraziamo ancora per tutto il supporto che ci avete dato e che ci state dando continuamente, tra l'altro, in questo primo anno, e speriamo che questo nuovo anno che sta per aprirsi per il nostro canale porti buone nuove per tutti voi, con decklist, unboxing, tutta la baracca e magari altri giveaway, altre cose golose che potrebbero arrivare, perché ovviamente più siamo meglio è, e anche per voi, perché ovviamente più diventeremo e più ricompense riusciremo a portarvi per voi, per tutti, quindi diciamo che è uno scambio reciproco. Quindi beh, io direi, magari tiriamo un attimo le somme di questo primo anno. Io sinceramente sono rimasto molto soddisfatto e colpito da questo responso positivo degli utenti. Tra l'altro abbiamo anche questi utenti assidui, proprio quelli che non mancano mai sotto i commenti dei video. Ci commentano sempre, ma anche sia su YouTube che anche su Facebook. Comunque vediamo un sacco di persone che
interagiscono comunque con la comunità, ci sono anche degli scambi comunque di opinione. Ovviamente poi, diciamo, l'esempio più classico è le decklist. Noi proponiamo delle decklist, poi ovviamente uno è liberissimo di modificarla a proprio piacimento. Esatto, infatti ci sono un sacco di persone che ci commentano con le loro idee, come la giocano, e infatti ci sono appunto questi scambi di pareri, che è una cosa molto bella in una comunità che sta appunto crescendo come quella di Vanguard qua in Italia. Basta notare anche il nostro amico Davide Polcaro, che appunto è un nostro follower assiduo, che appunto al festival che c'è stato poco tempo fa, lui ha portato la lista di polizia dimensionale che ha ideato il nostro amico Giorgio, modificandola leggermente, tra l'altro dicendo che non aveva delle carte, quindi si è arrangiato come poteva ed è riuscito ad arrivare in top. Cioè, questa è la dimostrazione che una base può portarti a un risultato positivo. Esatto. Ha vinto il video, infatti abbiamo visto, del feature della top 8, è passato in top 4, poi purtroppo non ce l'ha fatta, come abbiamo potuto vedere non è riuscito ad andare oltre, però comunque nel senso è bello vedere che comunque la gente, oltre ad avere delle idee che noi diamo, va a comunque modificarle, personalizzarle anche per il proprio stile di gioco. Beh, dicendo tutto ciò, io non posso altro che invitarvi a partecipare in molti, perché questi tappetini cercano casa. Esatto, anche questi dittatori oscuri sono qua che non vedono l'ora di entrare in qualche mazzo ed essere giocati. Soprattutto perché diventeranno delle carte probabilmente molto ricercate. Noi le abbiamo avute appunto in anteprima qua in Italia rispetto all'uscita americana e giapponese. Infatti loro, queste qua sono le promo numero 67 nella numerazione appunto internazionale, e noi ce le abbiamo avute praticamente adesso, ed è uno dei motivi per cui il deck Paladino Ombra è diventato così forte in questo periodo, in questo teoricamente periodo non doveva essere così. Esatto, quindi affrettatevi se non ce li avete, perché diventeranno comunque delle carte molto ricercate. Quindi da Longbus e Andrea è tutto, da Dittatore Oscuro e da Blaster Oscuro partecipate in molti, e come al solito noi ci rivediamo al prossimo video e attendete l'estrazione. Esatto. Bella ragazzi. Bella ragazzi.